Il percorso, insomma, è un po' per far emergere qualcosa che non è ancora emerso abbastanza. Un documentario per raccontare il lavoro delle cooperative, delle realtà associative, sociali che lavorano appunto sul territorio genovese, in particolare nel centro storico di Genova. Diciamo che in qualche modo andiamo a scoprire qualcosa che è sommerso, che è anche invisibile, invisibile diciamo a un occhio non abbastanza attento, e che invece interviene in maniera anche piuttosto significativa sul territorio, nei rapporti con le persone. Questo lo facciamo a Genova, poi lo faremo a Torre Superiore, nella cooperativa di comunità Ture Nirvane, e poi lo faremo a Terre del Magra, Fiumaretta in particolare, con la cooperativa appunto Terre del Magra. Le attività che si fanno qui e soprattutto i valori che portano avanti, quello che noi riteniamo insomma interessante nel documentario è proprio l'idea che i valori che queste cooperative, queste realtà esprimono, così come il cesto, siano i valori verso i quali si muove il mondo. E quindi ci è sembrato, no, in qualche modo paradossale che questo non venga riconosciuto a questo tipo di realtà e non emerga. Quindi noi pensiamo, abbiamo deciso di fare questo documentario proprio perché riteniamo che ci sia questa sorta di capovolgimento e che adesso quelle che sembrano realtà marginali, no, di nicchia, diventano coloro che stabiliscono la direzione verso cui va il mondo o vorrebbe andare. E tra l'altro sono delle realtà a cui molto spesso, e anche a Genova è successo, si appoggiano le amministrazioni civiche. Esattamente, quindi questo è probabilmente il segno, no, più lampante, che anche la politica, le politiche locali eccetera eccetera vanno in quella direzione, quindi ci sembra quanto mai necessario parlarne e riconoscere, dare questo riconoscimento a questa realtà.